Ciao ragazzi, allora anche oggi vado su richiesta come sempre, l'ho ricevuta una qualche giorno fa di Alberto. Allora Alberto mi chiede, ciao Igor, io noto la tua enorme libertà sulla tastiera, ti ringrazio. Presumo da una conoscenza veramente perfetta di ogni tipo di scala arpeggio, magari lungo tutto il manico. Io sto cercando di fare pratica perché adesso sto studiando gli arpeggi. Non sono abbastanza fluido. Ti faccio un esempio: se studio tonalità un po' più strane, tra virgolette, mi perdo, non riesco a visualizzare, tra virgolette, vari gradi alle note, come invece faccio con accordi in tonalità più semplici. Ieri stavo studiando un groove in Do diesis minore settima, finché non l'ho trasposto in Do minore settima, non sono riuscito a memorizzarlo. Qual è stato, se posso permettermi, il tuo percorso che ti ha fatto arrivare a questo livello di conoscenza totale della tastiera e basso? Grazie, ma grazie a te per i complimenti. Magari avessi questa totale visione e libertà della tastiera che mi dici, mi fa molto piacere questo complimento, però è un po' eccessivo. Comunque, facciamo finta che sia vero. Allora, il mio percorso è abbastanza semplice. Ho avuto la fortuna di non limitarmi a quello che purtroppo ho notato con gli anni, si trova nei libri, nelle lezioni online, in varie didattiche, tranne alcuni che si trovano online, nelle scuole, dove purtroppo si fanno sempre gli esempi che si parli di arpeggi, di scale, di qualsiasi cosa, sempre nelle solite tonalità. Io questa cosa purtroppo l'ho notata, la noto tuttora, e non c'è verso di schiodarsi dal Do, dal La minore, eccetera. Questo ha degli effetti collaterali molto molto gravi, secondo me, perché purtroppo lo studente, l'allievo, si abitua poi a suonare in determinate tonalità, appunto, tralasciando quello che poi è invece la musica reale. Cioè, noi ovviamente non troviamo sempre, può capitare di trovare tonalità, come dice Alberto, difficili, tra virgolette. Allora, fortunatamente nel mio percorso di studio, che assolutamente non è terminato, diciamo anzi che non so quanto durerà la mia vita, ma è appena iniziato, anche se sono dal 2000, insomma. Dicevo, fortunatamente non mi sono, cioè ho guardato oltre, quindi quando cominciavo a studiare il Do maggiore, dicevo, perché limitarmi a conoscere perfettamente l'arpeggio di la triade, l'arpeggio di settima, di Do maggiore, quando invece poi devo fare un brano in Do diesis. Quindi ho avuto la fortuna, anche un pizzico di mi prendo anche ogni tanto mi do un bravo da solo. Ho guardato oltre e ho studiato in tutte le tonalità. Quindi mi ero fatto ai tempi delle tabelle. Dicevo, questa settimana che studio, vabbè, diciamo, sto studiando gli accordi minori. Mi sembra che mi hai fatto l'esempio degli accordi minori, minori settima. Insomma, il mio percorso nel prossimo mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, sono lo studio degli arpeggi di minori settima. La facevo una settimana, mi studio il La minore, quindi non ho alterazioni in chiave. Poi mi studio il Re minore, poi il Sol minore, poi il Do diesis minore, Sol diesis minore, eccetera, eccetera. Ho fatto questo per anni, con triadi, con scale, con arpeggi di settima, di nona, di tutto. Questo cosa poi, il succo del discorso qual è? Che ho una libertà, come dicevi te, non a livelli che dicevi te, però se io mi fossi limitato a studiare 3-4 tonalità maggiori, 3-4 tonalità minori, perfettamente, poi mi capita il brano in Do diesis minore e sono in difficoltà. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, mi sono anche, questo grazie a alcuni didatti, in primis Scott Devine, che per me ha fatto la differenza, quindi seguitelo. Da lui ho imparato
anzi, soprattutto da lui, ma non solo, comunque ho imparato a studiare, ripeto, tutto, che siano teoria di arpeggi, intervalli, pattern, tutto su tutta la schiena, quindi non mi sono mai limitato a conoscere anche un do diesis minore settima solo in questo modo qui. Perché altrimenti quando poi mi capita di suonare che sia un groove, che sia un walking, se conosco solo questa porzione di tastiera e questa posizione, dopo un po' le idee, può essere creativo quanto ti pare, ma finiscono. Quindi se invece io studio con varie diteggiature e tutto il mio range possibile, che nel mio caso sono 20 tasti, ma chi ha i 5 corde, chi ha i bassi a 24 tasti ancora di più, cioè sfruttiamo tutto questo manico, questa tastiera. Quindi mi sono messo lì e ho studiato prima così, poi così, fino alle 2 ottave e più, se possibile. Quindi questo è il mio percorso, è stato il mio percorso e lo è tuttora. Quindi io non sono duro, quindi ogni tanto mi rimetto lì e studio giornate intere. E quali sono i miei metodi di studio preferiti? Allora, mettere dei tappeti. Ora io ho fatto un paio di basi al volo perché sennò le mie lezioni veramente durano troppo. Una con un accordo solo. Quindi mi ha fatto esempio il do diesis minore settima. Ho fatto una base swing. Comunque va bene qualsiasi tipo di base. Con un tappeto di do diesis minore nel quale io suono le note dell'arpeggio. Quindi do diesis, la tonica. Poi abbiamo Mi naturale, che è la terza minore, Sol diesis, che è la quinta giusta, e il Si naturale, che è la settima minore. Ok? E il mio metodo, come chi ha seguito le mie ormai 200 lezioni, ho sempre detto che il mio metodo, il metodo di Igor Saidi, che non significa che sia quello giusto, che sia la Bibbia, però il mio metodo è studiare ogni cosa, quindi ripeto. Triadi, arpeggio di settima, scala, arpeggi di un diesis, in almeno tre posizioni che io chiamo col nome del dito di partenza, quindi do diesis minore con dito medio, quindi secondo dito in gergo musicale. Scarica e scaricate il PDF, c'è tutto scritto. Quindi parto col medio, faccio questo, poi dito indice. Quindi primo dito in gergo. Stessa cosa cambiando diteggiatura. Terza possibilità, quarto dito, dito mignolo. Ripeto, scaricate sempre il PDF, è gratuito, c'è scritto tutto in modo molto più delineato di quanto si possa fare a voce. Una volta che studio in tre, almeno tre diteggiature diverse, poi le vado a mischiare. Cosa vuol dire? Parto magari con la diteggiatura del mignolo, e poi scendo magari con quella del dito indice. Vedete, parto, salgo dal mignolo, arrivo all'ottava. Do diesis e poi visualizzo l'arpeggio perché l'ho studiato prima nella diteggiatura del primo dito, quindi riscendo, cioè mi riprendo, diciamo, nella forma del appunto del dito indice. Se poi vado a mischiare anche col dito medio, eccetera, eccetera, poi vado a arrivo all'ottava e rifaccio la stessa identica cosa e tutto sommato poi raggiungo l'obiettivo piano piano con lo studio, con appunto la dedizione, la voglia di imparare, di migliorarsi sempre, riesco poi a suonare in tutta la tastiera. Andiamo a vedere, metto la base,
fatta veramente così con iReal, programma che uso da una vita, che consiglio a tutti. Quindi la prima base di oggi è un tappeto di Do diesis minore. Ah, inizio a suonare tutte le note in ordine casuale, qui non sto facendo musica, cioè il mio obiettivo non è creare qualcosa di melodico, è imparare gli arpeggi, i gradi dell'accordo su tutta la tastiera, quindi vado a mischiare tutto quello che ho detto prima. Cercando di non salvarmi con la tonica, cioè della serie so dov'è la tonica e parto sempre da lì, no, so dov'è la terza minore, dov'è la quinta, dov'è la settima, su tutta la tastiera, quindi posso partire sul battere anche dalla settima. Tanto sto facendo esercizi, non sto facendo musica, quindi suono quello che mi pare. Poi cambio ritmica, posso fare delle variazioni ritmiche anche per divertirmi un po' di più. Questo è il primo esercizio, cioè quindi la prima base che trovate ovviamente allegata a tutto, il link qui sotto al video. Ora, poi, quando hai studiato, hai 15 anni su un accordo, scherzo ovviamente, ho fatto una seconda base, sempre il ragionamento identico, però ho messo 4 accordi, cioè quindi alzo un po' l'asticella della difficoltà. Accordi sempre come definisci te, Alberto, mi rivolgo a te ma a tutti. Difficili, cioè più difficili tra virgolette. Do diesis minore, due battute. Quindi lo stesso di prima. Due battute. Poi due battute lì, cioè musicalmente è una cagata questa base, però serve per studio, quindi ce ne frega il giusto. Re diesis minore, due battute. Però re diesis, la tonica, poi fa diesis, la diesis, la quinta e do diesis, la settima minore. Poi sol diesis minore, sol diesis, si naturale, re diesis, fa diesis, altre due battute, poi due battute di la diesis minore. Quindi la diesis, do diesis. Re diesis e Sol diesis, ok? Quindi giro armonico sono due battute così, anzi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e riparto. Ok, quindi due battute per accordo. Ripeto per l'ennesima volta, scaricate il PDF, se no è veramente complicato spiegare tutto in pochi minuti. Io sono, le prendo alla larga le cose, quindi col PDF mi levo tanti, tanti minuti di video. Vado, allora faccio la stessa cosa di prima, mescolo, però su quattro accordi, non più su uno. Ricordatevi di non partire sempre dalla tonica. Thank you.
questo è il mio studio preferito. Poi, ovviamente, le possibilità sono, diciamo, più che infinite. Cioè, io qui vi ho dato due spunti, come sempre. Poi prendete quello che vi interessa, quello che vi piace, poi create, cioè sperimentate, prendete basi di altri generi musicali. Tappeti senza batteria, ma col click, cioè, tutto quello che vi viene in mente è buono, cioè anche far usare lì diciamo, no, l'immaginazione, mi viene il termine, comunque la creatività, e questo è bello dello studio, non secondo me, pur andandoci piano, perché io ne ho scritti tanti libri, quindi non prendere il libro, pappagallo e studiare, quindi mattoni studiati in questo modo, no, prendere spunto anche dai libri, anche dai miei, per poi creare roba vostra, cioè quindi anche esercizi vostri, come ho fatto io a mio tempo, da cui poi alcuni sono nati, alcuni libri, quindi mattonate e mattonate di appunti che mi segnavo, studio questo, studio quest'altro, per quinta, per quarta, successivamente, c'avevo dei quaderni allucinanti, poi ci ho tratto delle cose, ci ho fatto dei libri. Comunque, su quel discorso è che questo è il mio metodo preferito per studiare gli arpeggi, le scale e tutto quanto. Ovviamente ce ne sono altri, però le mie lezioni se no, durano 182 minuti. Spero di aver, diciamo, accontentato Alberto, ma se ci sono altre domande, altre cose che magari ho tralasciato perché chiacchiero tanto e concludo poco, dimmelo tranquillamente. L'ultima cosa, ecco, che posso dirvi che mi è utile a me è magari creare un semplicissimo groove. Torniamo al do diesis minore, tipo la prima cosa che viene in mente. C'è anche proprio una frase. Vedete, sto sull'accordo di sull'arpeggio, sulle note dell'arpeggio di do diesis minore. Una volta che ho creato una cavolata del genere, la vado a fare in un'altra con un'altra diteggiatura, quindi in un'altra posizione della tastiera. Ora, se mi ricordo che l'ho fatto, di duppo. Oppure. Questa era l'ultima cosa che mi è venuta in mente ora, all'ultimo secondo, quindi creare dei groove, delle frasi, dei riff e farli in diverse posizioni, anche perché il suono cambia, se lo suono qui o qui, e in più amplio ovviamente la mia conoscenza della tastiera. Quindi ragazzi, vi fermo qui, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.